Buongiorno a tutti amici, sempre in compagnia di Baghigno. Sono tornato ancora una volta a ispezionare tutta la zona di Selva di Malano, a Soriano del Cimino. Non siamo più sopra il costone con le vasche e tutto quanto, siamo scesi, come potete vedere, in mezzo ai noccioleti, in una zona che io già c'ero passato almeno 4 volte e ogni volta che ci vengo si trovano cose incredibili. Tipo questa, andrò molto veloce perché è il primo video e non so tutto quello che troverò, quindi cercherò di andare il più veloce possibile. E da subito in mezzo ai noccioleti non si vede niente, ma c'è un raggruppamento di massi dove la prima cosa che si vede, guardate che cos'è, oramai avrete capito, la solita vasca pseudo Pestarola. Si riconosce a parte dalla forma, dalla nicchietta in alto che oramai abbiamo incominciato a imparare e ovviamente dall'anello sotto, che praticamente era l'imbuto della vasca dove qui sotto c'era un'altra vasca. E se riesco a salire, ecco fatto. Continuando, vedete, sono tutti massi raggruppati, ma questa vasca sta esattamente davanti a quello che era, ora si capisce subito, un altare. Si vedono subito da sotto terrazzamenti, solchi, terrazzamenti, solchi, terrazzamenti, solchi e terrazzamenti. Vedete quanti? Quanto è sacro questo posto. Allora scendiamo di sotto, che c'era la cosa più bella da vedere. Qua c'è sta questo grande masso, ora lo vedremo bene. Dove guardate qui, è enorme, sono due, vedete, questo è uno e questo è un altro che emergono dal terreno. Ora, davanti a questi massi ho visto l'ennesima, guardate, non so se si riesce a distinguersi un po' il telefono, guardate quanto è grande, altra pestarola e lì vedete c'è sta anche la solita nicchia, il solito buco a scolo che evidenzia che questa era una vasca rituale ed esattamente davanti a queste pestarole. Guardate che bello che non l'avevo visto perché è difficile vederle queste cose. Dostapaghi inizia una grande vasca rettangolare. Avevo cominciato a pulirla, ma c'è talmente tanta terra che non ci si fa. Il solco immancabile e esattamente davanti all'angolo della vasca, guardate che c'è. La solita bacinella ovale per le offerte ovviamente di sangue. Oplavolamo! E questa è la cosa più bella che ho scoperto. Adesso siamo sopra l'altro masso. Intanto guardate che visuale che c'è. Quello è il sasso del predicatore, vedete? Qui l'avevo detto come l'altra volta, è come in Guatemala. Ogni masso che spunta, che tu vedi, vai, trovi qualcosa. Se io non salivo qua sopra, non avrei mai visto una delle cose più belle. Guardate, questo masso è altissimo, c'è cioè un crestone dove il punto più alto siamo a 7-8 metri d'altezza. Vedete, là sotto ci sto io. E guardate che cosa c'è qui, a una certa altezza, meraviglioso. Guardate, due mega coppelloni rotondi e uno quadrato. Perché cosa? Per le offerte, davanti a una grande nicchia, e ora provo a scenderci, e tu da sotto non ci puoi arrivare. Guardate, da sotto, io sono sceso prima, non ci si arriva da sotto. Questa è pazzia, perché come levati, paghi, fammi salire e mi ammazzo. Perché? Ancora una volta, io vi ripeto, che a Gravina in Puglia ritroviamo, paghi, sei buono, sto qui,
ritroviamo le stesse vasche alla necropoli di Padre Eterno. Paghi è andato fuori, lo ammazzo. E sopra la salita della Madonna della Stella, dove io ho fatto vedere che ci stanno le impronte con la pietra fusa, esattamente nella parete frontale, si sale su tutti i piccoli scalini e in alto, che tu non lo vedi, ritroviamo questa gradina, questa finestrella, e esattamente sopra ci sta la stessa identica serie di coppelle. Io l'ho detto molte volte anche nei video di Gravino, ho fatto: ma che non lo vedete? Ma come fate a non vederlo? E ora, ultima chicchetta prima di passare ad altro, se ce ne fosse. Allora, quello era il masso, non so se si distingue dietro la vegetazione, eccolo qua, che da sotto, come vedete, non c'è niente, si vede sopra ma non c'è niente sotto. Chi passa sotto non l'avrebbe, vedete, non si vede niente. Solo chi è curioso, che si arrampica sulla punta, lo vede, se no non si vedono. E nel masso prima, dove era il simil sarcofago con la coppella qua sopra, ma guardate che meraviglia, ma guardate che meraviglia, abbiamo altre due nicchie, ovviamente per le offerte, di cui questa è bella grande, sembra rettangolare, vedete, ovviamente c'è, guardate che bello col muschio, il coppellone. Quella accanto invece, vedete, è fatta a mezzaluna, più carina, e oltre ad avere il solito coppellone c'è anche un solco, ma guardate che bellezza, meravigliosa. E neanche siamo arrivati, quindi chiudo, e da questa meraviglia passiamo alla prossima. Da io qua sopra mi sono arrampicato esattamente da qui fino a sopra di notte, una meraviglia, una prova di paura, perché qui ritroviamo gli stessi gradini, gradoni, guardate, sfalsati in ogni dove, e anche di qua, vedete, bellissimi. Anche questa qui probabilmente era una via cava, adesso vi spiego anche il perché. A parte il pavimento del video più visto in assoluto della pietra ammorbidita, quasi 9000 visualizzazioni, ma vabbè, sorvoliamo. Perché questa era una via cava? Guardate, alla fine di questa tagliata ritroviamo anche qui quella nicchietta che abbiamo visto poco fa all'ingresso dell'altro spazio, vedete? E che questa qui non era una cava, ce lo dice i soliti spazi, altari che si trovano esattamente qua sopra, ovunque, eccoli qua. E guardate che bellezza, lascio un secondo paghi, provo ad arrampicarmi insieme a voi. Guardate qui dove metto le mani, hanno fatto, aspetta paghi, guardate, ci sono i posti per le mani sopra questi scalini, ovunque, nicchiette, guardate che bello. Fermo paghi. Ed eccomi arrivati qua sopra con i soliti due spazi per l'acqua, per le offerte e quant'altro. Guardate che bello, se questo mai poteva essere una cava, con tutte queste nicchie e questi altari, esattamente sopra questa via cava. Interrompo un secondo per scendere. Allora, un altro dettaglio che mi ero scordato, che l'ho detto mentre salivo. Vedete gli spazi per le mani? Guardate sopra i gradini. Ogni gradino troviamo queste piccole nicchiette per le mani, perché se tu passavi da qui, devi fare la prova iniziatica di coraggio, salire sopra e fare la tua offerta. Ne abbiamo parlato tante volte, non mi ci soffermo su queste prove di coraggio, ma anche questi piccoli dettagli, piccoli ma enormi, denotano come questo qui è tutto sacralità, è tutta ritualità, tutti percorsi voluti
e mai casuale, anzi guardate, scendo insieme senza staccare la telecamera. Guardate che meraviglia, eccoci qua sopra, sotto, anzi alla Madonna della Stella, una cava, un par di palle, scusate il termine, ma qui signori è pazzesco. E che non è una cava, ma è una via cava, lo denota anche questo particolare che feci vedere sempre in uno dei video. Qui hanno lasciato un'apertura dove si faceva un altro percorso, sicuramente rituale iniziatico. E guardate che, non so se si riesce a vedere, che hanno lasciato qui tutto a gradini, ma hanno lasciato questa sottile parete, sottile, che se fosse stata una cava ovviamente l'avrebbero rotta, consumata tutta, ma l'hanno lasciata proprio perché questa qui era una via cava. Dovevi passare qua dentro per salire sopra la zona o fare questo percorso che faremo. Allora, qualche video indietro ho raccontato di come paghi. Un giorno ho trovato 3 anelli qua su questa zona, ovviamente la tagliata continuava qua. Io ci ho fatto un video perché l'ha trovato i paghi, cioè lui ci ha messo le zampe sopra e mi abbagliava. Io ho fatto: guarda che hai trovato paghi, però non avevo interpretato tutta l'aria perché era sporca, era sporca. Però se ci stanno gli anelli, guardate che bella vaschetta, come dico sempre, si sacrificava un animale. Ci stanno gli altari, non sono mai anelli per attaccarci i pipistrelli e le galline. E eccoci qua. Questa è una piattaforma, vedete? E paghi, vieni qua, guardate, sta giocando nell'acqua, paghi, vieni qua, l'animaccia tua. Allora, primo meganello in pietra, bellissimo. Qua ce n'era un altro da qualche parte, non lo vedo. Eccone uno, guardate che bello, questo si vede ancora i colpi del scartello. 2 anelli, paghi! E guardate, terzo meganello. Qua, dalla tagliata che abbiamo fatto prima, usciva un'altra mini tagliata che delineava tutto questo spazio. E qua all'angolo, altro anello, vieni qua paghi, eccolo qua. Quindi qualcuno può pensare che, guardate che bella coppella, guardate che tombe giganti, se qualcuno veniva a attaccare gli animali qua, i pastori sopra le tombe, che se tu attacchi un cavallo qui sopra una tomba alta 6 metri come questa a pozzo, muori tu e il cavallo. Comunque ora guardiamolo pulito da lontano, guardate signori, questo era un altare. Eccola, la piattaforma, gli anelli con l'animale e quel che mi era sfuggito la scorsa volta. Guardate che c'è esattamente al centro la bacinella ovale per l'offerta di sangue. Tu prendevi l'animale, lo mettevi qui sopra, lo sgozzavi, il sangue veniva qua dentro. E questa è tutta una piazza. E questo qua, questa specie di... che sembra quello della cucina di legno per poggiare le pentole, era un altro altare, vedete? Qui è tutto paro, non c'è niente, ci stanno soltanto altre coppelle per terra, guardate che belle, 1, 2, 3, 4, cioè incredibile, tutto il percorso rituale, le impronte, tutto quanto che portano a questo altare. Questo non c'è dubbio che è un altare, signore, cioè poi ognuno fa quello che si pare. Ci stanno 3 anelli in pietra, che qui se pensi che per qualcuno poteva fare una stalla sei uno squilibrato. Piazza e bacinella per le offerte, però per essere davvero un sito etrusco manca qualcosa. Manca qualcosa per dare proprio la firma etrusca. Che cosa dico che c'è sempre? Sempre! Cioè è un binomio. O altare, o piramide, e le vasche, le doppie vasche. Doppie vasche come a Bomarzo, Norchia, ovunque, Sardegna, ovunque. E guardate che cosa c'è qua. Andiamo paghi. No, qui comunque ci sono certe tombe che sono paurose.
qui è la zona degli ipogeco, la bocca del mostro, quindi siamo sempre nella solita sacralità immane del luogo, esattamente sotto l'altare. Vieni Baghi, eccola qua, tada, vedete il foro là, la vasca ad imbuto, no vasca, la doppia vasca di imbuto con lo stesso becchetto che troviamo a Norchia, su tutte le fontane etrusche, fotocopia signori, fotocopia, sono tutte uguali. Questa è la vasca con l'imbuto che prendeva l'acqua, foro a livello del piano e riempiva la vasca dove sta la vasca, scemo dei paghi, eccola la vasca. Quando era piena questa vasca diventava tripla vasca e si riempiva anche questo scolo e portava l'acqua giù nel canyon. Cioè, ma più di questo che volete? Che viene un etrusco e ti dice sì guarda ho fatto io, ma che non hai capito ancora? Cioè, fotocopie, fotocopie. Non ho parole, non ho parole, perché come ha fatto a sfuggirmi questo altare con la bacinella? Ecco il perché di tre anelli. Tre anelli, altare, bacinella, doppia vasca, mini tagliata, ipogei, ma vabbè, vabbè. Questa pure qua, ah, doppia vasca e vasca, perché questa non è una tomba. Guardate, altra vasca, ne abbiamo vista una molto simile qualche giorno fa alla riserva di Selva di Malano. Stessa vasca, che paghi ci ha fatto il bagno perché lui purtroppo non resiste. È un pesce, non resiste. Vabbè, da questa bellezza anche per oggi è tutto. Ed è un'emozione aver trovato questo altare, aver visto tutte le mini tagliate pulite, tutti i percorsi per i piedi, che io vi posso assicurare che qui di primitivo, lo ripeto, c'è solo Giacobbo. Quindi arriviamo all'Agorà, ecco l'Agorà, amici miei, questa Agorà è molto simile all'Agorà che abbiamo visto sempre a Gravina in Puglia, esattamente sopra l'altare che ho presentato, che paghi ha trovato gli anelli. Altare rettangolare con tre anelli intorno, grande bacinella, tonda sotto, tante ovali e tante coppelle tutto intorno, fotocopia. È ovvio che lì c'è sta una pietra che è messa e qui ce n'è un'altra, ovvio che non trovare le stesse cose, ma si trovano gli stessi dettagli uno dopo un altro, in una maniera apocalittica. Da subito, sul bordo, grandi fori, ovviamente vedete quanti sono, l'ho puliti, che fanno tutto il perimetro, si vede subito un terrazzamento sempre come a Gravina in Puglia, uguale, vedete tutti i scaloni, qui altro terrazzamento partiva e al centro c'è fotocopia di Gravina in Puglia, la bacinella grande, vedete il piede, questa è grande bacinella tonda che sta esattamente davanti l'altare, fotocopia di Gravina in Puglia. E ora anche questa, io ho provato a dargli una pulita, ma signori, ma è incredibile. Questa piazza davanti a questo altare che ora vedremo è tutta una coppella e un solco. Allucinanti, senza logica. Abbiamo altri due pali. Questa è una coppella, vedete, non è per un possibile palo così grande, è ovale, grande. Accanto, fotocopia, stampo, sempre come in Sardegna e altri posti, quando c'è sta quella rettangolare, accanto c'è sta quella ovale e tonda. Poi ce ne stanno tantissime, tantissime, vedete, sparse, senza una logica, tantissime, alcune le ho pulite e io insieme a voi ho lasciato una sorpresa incredibile che lo vedremo alla fine. Ce ne potrebbero sta ovunque qui le coppelle, vedete, ovunque potrebbero sta. Guardate questa quanto bella, con tutti i solchi ancora, oh,
Allora, qui stava... Oh, qui partiva un altro solco, vedete? Tutti i colpi intorno. Non l'avevo visto. Oh, eccolo. Guardate, grande solco. Ma io qui in mezzo a tutte queste coppelle che stanno ovunque, vedete, fuori. Ne avevo già pulito uno prima. Guardate che bello. Guardate i colpi come si vedono bene. Che portavano l'acqua giù allo strapiombo. Tutti i solchi a seguito. Questo non l'avevo visto. Ah, guardate che bella da qua la casa delle fate, ma voi non sapete quanto è alta, vedete, hanno svuotato il cucuzzolo. Lì era la finestrella e questa è l'agorà. E vedete, qui si vede la separazione del masso che non è venuta mo', è sempre stato così, con la solita nicchietta, nicchiona, anzi, scusate, piccoline. Anche questa probabilmente era una tripla pestarola. Perché? Guardate che belle le due macchiette. L'imbuto, paghi, non sto salendo ancora. La vasca. E il foro sulla base. La solida. Oh, guardate. Il gelato. Oh. Il solito geranio. E là ti paghi zitto che ti strangolo. Subito. Qui continua, come si vede, il percorso. Qui, guardate che bellezza. Questa è la firma etrusca. Io l'ho fatto vedere. Non c'è mai un solo sito etrusco da Norchia, Bomarzo, Corviano, Soriano del Cimino, dove ci sono sempre le stesse mini tagliate, stessi terrazzamenti, stesso tutto, ma soprattutto queste impronte che sia agli ignoranti possono sembrare cosa banale, sono importantissime. Non sapete quanto. Allora, seguiamo il percorso, impronte ovviamente dappertutto. E ora guardate, qui c'è sta la mini tagliata che saliva, non la faccio, ma guardate anche qui si vedono subito, vedete? Le impronte di Michele, una, due, fino a salire, solita mini tagliata, e portava la bocca del leone, che sta qua. Ma i percorsi sono due. Uno era questo, e si sale fino sopra la bocca, oppure si scendeva di sotto e c'erano altri bugie qua sotto. Altro percorso. Subito la prima tappa, c'è una vaschezza, che l'ho fatta vedere centinaia di volte, una sacralità immane. Qui ci stanno gli ipogei e ci sta la stessa vaschetta che abbiamo trovato allo Stargate, ve l'ho fatta vedere. Allora, vado veloce perché ne vedremo delle cose belle, non voglio perdere nelle solite evidenze. Allora, prima piattaforma, guardate, qui io lo dico sempre, qui la pietra è stata fusa, lavorata, non si sa. Il percorso porta a questa cavità. Non fate caso all'immondizia, solite nicchiette ovunque, oh, è annerito, non si vedono, ma la cosa importante è che qui, guardate, c'era il solito anello che è stato rotto e una nicchia molto grande che scende sotto per l'acqua, quindi anche qui c'era qualche sacerdote che facevano vaticini e quant'altro. Il percorso è per fare tutte queste cose, non è come dice Giacobbo, per mettere qualche pecora, qualche vacca, i primitivi. Oggi vedrete quanto è primitivo Giacobbo. Qui, altra cavità, vista ovunque, di una bellezza rara. Questa è una Domus Deianus, guardate. La solita nicchia. Solita, inconfondibile. La vaschetta, guardate che hanno lisciato tutto il piano e c'è la vaschetta per le offerte, la vasca, eccola qua. Continuiamo il percorso. Paghi, non mi mordere. Allora, altre due nicchie per le offerte. Guardate che bellezza. Vedete, bellissime. Qua ce n'era un'altra. E ovviamente i posti, guardate, eccola là, mo ci andremo sopra la bocca del leone.
Ma si vede che è un posto che toglie il fiato a chi faceva questi percorsi. E vista la sacralità, qui abbiamo un'altra bella impronta, tanto per... Ah, ecco, no, guardate che bella questa mi era sfuggita. Cioè, questo è un percorso, tu lo devi fare, le devi fare. Questa impronta qui non serviva, ma l'hanno realizzata e neanche mai scolpita. Sembrano proprio come davvero che Michele ci ha messo un piede, l'arcangelo ovviamente, e ha fuso la pietra, guardate, perfetta. Allora, qui il merito a chi ha pulito, perché qua la scorsa volta non si poteva passare, quindi questa tagliata, che ovviamente era un percorso, non si vedeva bene. Ora, oltre che qui c'è tutto il percorso per salire alla Bocca del Leone, ugualmente, tante volte pioveva che c'era l'acqua, loro potevano passare sopra, vedete? Solite, incastri di piedi ovunque. Guarda che bello questo qua sopra in alto. Vedete? Perfetto! Cioè, queste sono tutte scalinate nascoste di una bellezza unica che non vengono capite. Non vengono capite. La bellezza di queste scale nascoste ovunque. Guardate, altra impronta qua. Continuiamo a salire. Qui, soliti gradini che ovviamente qui se puliamo c'era sicuramente la strada che portava su. Ah, vedete? Questa era tutta la tagliata che passa in mezzo alla roccia. Quindi scalini, vedete qui c'è anche gli avanzi della lavorazione. Ora andiamo alla Bocca del Leone, ma prima vi faccio vedere che uno poteva scegliere i vari percorsi. Quello che faremo noi, passeremo da qua. Ma qua ce n'è un altro incredibile che ho fatto vedere più volte, ve lo mostro solo da lontano, dove ci stanno le solite nicchie, ovunque, guardate i colpi di scarpello, grandi terrazzamenti, guardate qui c'è una piccola impronta, vedete? Niente mai a caso. E questo muro che si saliva sopra, guardate quante impronte ci stanno, l'ho fatte tante volte, non le faccio adesso. Andiamo, paghi. E questa è la sacralità in persona, eccola. La Bocca del Leone. La Bocca della Balena. Cioè, anche qua, la solita vasca, soliti fori e nicchie ovunque. E questa era una delle grotte, delle cavità più importanti di tutto questo sito. Qui iniziano questo muro. Questo lo vedremo forse dopo un mega altarone, ma la cosa interessante, amici miei, altra firma indiscutibile, le impronte di Michele. Anche qui, sperduti sopra un altro cucuzzo della montagna, incredibile, abbiamo visto saltare doppie vasche e tutto quanto, altra firma, le impronte di Michele che io a Gravina in Puglia ne ho trovato a centinaia, a Norchia ovunque, a Bomarzo, non c'è sito etrusco dove sono andato e ci sono le impronte di Michele, eccole qua. Impronte di Michele, perché c'è sta la grotta sul Gargano dove si dice che Michele ha messo il piede, ha lasciato l'impronta. Allora, se tanto mi dà tanto, tutte le impronte che ho trovato a Gravina in Puglia, anche qui, che non c'hanno mai un segno di scarpello, come invece li troviamo ovunque, segni di scarpello, sono impronte di Michele pure quelle. Siamo sul precipizio del cucuzzolo della montagna. Attenzione signori, una casa, altro ipogeo, ma secondo me questo più che ipogeo è proprio una casa delle fate, stile in Sardegna, ecco perché stavo arrivando in Sardegna, mo ci arriviamo. Una cosa meravigliosa, guardate, si scendeva accanto a tutti questi altari,
E qua dentro, ah, io già sento il riverbero. Guardate che bella. Con la finestrella esattamente come ho detto, come le case di Corviano, gli cugini di Corviano che stanno qui dietro. Esattamente. Ma io rivedo non solo tutto come in ogni sito, ma questi colpi di un metro, tutti diagonali, che seguono un verso, sembrano illogici, ma c'hanno, sembrano come le freccette del vento quando vedi, seguono, sono gli stessi che stanno dentro la casa delle fate, sentite che riverbero, che è a Bomarzo, è identica, stessa, identica mano. Bomarzo, accanto alla piramide etrusca, qui abbiamo visto tagliate tutte etrusco altari. Tutto, ma è tutta sacralità schifosa. Allora, amici miei, insieme a Paghigno siamo entrati nel bosco fitto fitto, perché è lì che trovi le cose nuove, ovviamente. Quindi senza sentiero, senza niente, la calamita, signori miei, la calamita, guardate questo masso. Tutto completamente ricoperto, guardate, tutto completamente ricoperto da rampicanti, c'è l'edera. Non so perché sono andato a guardare in mezzo alle foglie, la mia solita curiosità del cavolo, e ho visto una cosa arancione, ho detto ma che cazzo è? E ora guardate, signore e signore, non so se è l'ultimo regalo, ma questa è, ta-da, la quarta croce che ho trovato qua a Selva di Malano. E io lo so che questa non l'ha mai vista nessuno, mai, perché come vedete con le forbici, io ho tutto sempre dietro, ho dovuto tagliare tutto, vedete, era tutto, qui ho tagliato tutta l'edera. È uscita fuori questa, che ha dell'incredibile, perché vedete sotto ci stanno due fori, due lettere romane. Guardate cosa ritroviamo per l'ennesima volta, il 12, ancora una volta il 12, ancora una volta. E chi ha fatto questo si è preso la briga anche di pitturarla, vedete? Bellissima, bellissima, non so se è il regalone finale, ma io penso che quando si incontra qualcosa del genere non è mai singola. Quindi o arrivederci al prossimo video o alla prossima attrazione.